al nostro Michele che ci racconterà invece delle vicende del girone B della Lega Pro al termine un po' di musica e poi sarò io stesso a raccontarvi tutto del girone C perché dobbiamo cercare di seguire tutto il possibile e finché non troveremo uno specialista per il gruppo C dovrete accontentarvi della mia non informatissima persona. Lega Pro, girone B, andiamo subito a leggere i risultati di domenica. Sono stati due rinvii, L'Aquila tutto cuoio e Reggiana Pisa non si sono giocate per il maltempo. Ascoli Spal 2-1, Carrarese Forlì 1-1, Gubbio Teramo 1-4, Pistoiese Grosseto 0-2, Pontedera Lucchesa 2-0, Pro Piacenza Ancona 1-1. Avevo detto che il Previdenza bisogna fare attenzione, infatti ha fermato l'Ancona in par sul pregio. Sant'Arcangelo San Marino 3-1, San Marino ormai quasi spacciato, Savona Prato 0-0. Dopo 24 giornate la classifica è la seguente: Ascoli 47 punti, Teramo 44, Reggiana 41, ma una partita in meno, Pisa 40, una partita in meno, L'Aquila 37, due partite in meno, Pontedera 35, una partita in meno, Ancona 34, Grosseto 31, Spal 31, Gubbio 30, Lucchese 28, Tutto Cuoio 28, una partita in meno, 27 troviamo Forlì e Pistoiese, 26 Sant'Arcangelo e Savona, 25 il Prato, 19 il Pro Piacenza, che se mettiamo gli 8 punti balzerebbe ben a 27, dunque sarebbe a salvo a pari punti la Pistoiese del Forlì, 16 punti San Marino. Dico San Marino spacciato perché sembra una squadra alla deriva, almeno così è l'impressione che ho. Campionato apertissimo, Ascoli che comanda, miglior attacco del girone con 40 gol fatti, la miglior difesa è quella dell'Aquila con 16 gol subiti, è vero, due partite in meno, però. Poi abbiamo la peggior difesa del girone con 42 reti subite, quella della Pistoiese, mentre il peggior attacco, solo 19 gol fatti, è del sì, 19 gol fatti del Sant'Arcangelo. Il prossimo turno, andiamo subito a vedere cosa ci prospetta il turno, il 25esimo turno domenica prossima. Abbiamo Ancona Carrarese, Forlì, Grosseto, Lucchese, Spal, Pisa, Pro Piacenza, Prato, Ascoli. L'Ascoli ha una trasferta abbastanza complicata in quel di Prato, Prato che ha bisogno, terz'ultima in classifica, per bisogno di ossigeno, per bisogno di punti, assolutamente. Reggiana, Pontedera, San Marino, L'Aquila, dunque per L'Aquila una trasferta abbastanza alla portata, Savona Gubbio, Teramo Sant'Arcangelo, anche qua sulla carta non dovrebbe avere problemi Teramo a battere Sant'Arcangelo, e tutto cuoio, Pistoiese. Sant'Arcangelo è la società, giusto aprire, non apro, chiudo subito questa, la società che è autogestita dai tifosi, tramite internet, è la società storica italiana che si trova nei professionisti ed è autogestita dai tifosi, giusto per ricordarlo. Viene su un sito internet, c'è cioè, Squadra Mia e i tifosi gestiscono la squadra. Pare che i tifosi stanno facendo bene, scelgono l'allenatore, scelgono il mercato, fanno tutto loro. Questa è la situazione. Vi saluto, vi ringrazio, ripasso la linea a Francesco. Buona giornata a tutti e vi raccomando, la Lega Pro è il campionato importante, bello da seguire, avvincente. Il girone B è un altro passo, anche perché lo faccio io. Chiaramente saluto gli amici, buona giornata. Bene fuori.
fai la sera. Veniamo quindi al girone C della Lega Pro qui dallo studio, i risultati della scorsa giornata che si è giocata tra il 7 e il 9 di febbraio: Nuova Cosenza Casertana 2-2, Messina Paganese 1-1, Matera Catanzaro 2-4, Barletta Regina 2-2, Aversa Normanna Foggia 1-3, Salernitana Ischia 2-1, Lecce Savoia 1-0, Juve Stabia Martina Franca 1-1, Vigor Lamezia Melfi 1-0 e Benevento Lupa Roma 2-0. In classifica Benevento 53, Salernitana 51, Juve Stabia 44, Lecce e Casertana 42, Foggia 41, Matera 38, Catanzaro 36, Barletta 32, Vigor Lamezia 30, Paganese 29, Martina Franca e Lupa Roma 27, Nuova Cosenza, Messina e Melfi 25, Savoia 20, Ischia e Regina 19, Aversa Normanna 12. Andiamo a leggere le gare del prossimo turno. Si inizierà domani, venerdì 13 febbraio, con Paganese-Lecce. Sabato si giocheranno Melfi-Salernitana, Ischia-Aversa-Normanna, Savoia-Barletta, Martina Franca-Benevento e Foggia-Vigor-Lamezia. Si chiuderà domenica con Regina-Juve Stabia, Catanzaro-Nuova Cosenza, Lupa-Roma-Matera e Casertana-Messina. Andiamo quindi a un breve commento. Dunque, il Benevento è riuscito a rimanere al comando della classifica sbarazzandosi della Lupa Roma con reti di Usipi al 50° e di Mazzeo al 78°. La Salernitana, che è lanciata al suo inseguimento, ha vinto anche lei superando l'Ischia 2-1, 2-0 iniziale per la Salernitana. Nalini al 24° e Calili al 51°. Al 75° ha accorciato le distanze su calcio di rigore per l'Ischia Infantino. Salernitana e Benevento sono nettamente al comando del girone e sembrerebbe ristretto a loro due il duello per la promozione diretta. 53 punti in 24 partite per il Benevento e 51 per la Salernitana. All'inseguimento è rimasta la Juve Stabia, che però ha perso battute importanti pareggiando in casa contro il Martina Franca per 1-1, col Martina in vantaggio al 12° con De Lucia e il pareggio sempre del primo tempo di Di Carmine per la Juve Stabia al 44°. La Juve Stabia occuperebbe attualmente l'ultima posizione utile per l'accesso diretto ai playoff ed è seguita da una turma di seguitori: Lecce e Casertana con 42 punti e Foggia con 41. Il Lecce si è sbarazzato una rete a zero del Savoia con gol al 16° di Papini, mentre invece la Casertana ha perso battute pareggiando 2-2 a Cosenza. Cosenza in vantaggio con De Angelis dopo 8 minuti, pareggio della Casertana al 39° con Mancino, all'inizio del secondo tempo con Cori ancora avanti con la Cosenza e definitivo pareggio di Cissé al 51°. Alle spalle il Foggia è a quota 41, anche lui in piena corsa per una poltroncina
nei play-out e ha vinto sul campo della Versa Normanna, sempre più ultimi in classifica e sempre più vicina alla discesa in Serie D. Ha vinto il Foggia per 1-3 in trasferta, andando in vantaggio con Barracco dopo 12 minuti, pareggio di Devina al 29esimo, poi il Foggia nel finale ha trovato il bandolo della Mantassa, all'88esimo ha segnato Miguel Angel e al 90esimo Cavallaro. Da notare che il Foggia era rimasto in 10 al 66esimo per l'espulsione di Loiacono, ma anche la Versa all'88esimo aveva perso per somma di gialli. Giannattasio in coda, già detto della Versa Normanna, la Regina e l'Ischiano 19 punti, il Savoia 20. Queste tre formazioni sembra ben difficilmente sapranno poter riuscire ad evitare il turno di play-out, mentre sopra la lotta è molto stretta perché Melfi, Messina e Nuova Cosenza con 25 punti, ma anche Lupa Roma e Martina Fragna con 27 sembrerebbero intenti a giocarsi ben tre posizioni di salvezza diretta, mentre una di loro dovrebbe andare poi a fare i play-out, anzi quattro salvezze dirette e una soltanto dovrebbe andare a fare i play-out, sempre che in queste 14 giornate che mancano alla fine del campionato Melfi, cioè Savoia, Ischia e Regina non trovino una reazione d'orgoglio e non rientrino anche loro nella lotta per riuscire a conquistare la salvezza diretta. Sembra invece abbastanza compromessa la situazione della Versa Normanna, Versa Normanna che ha una sola vittoria in 24 partite, poi a 9 pareggi, nelle ultime 5 a 3 sconfitte e 2 pareggi, insomma una situazione che purtroppo per la formazione di Aversa si mette abbastanza male. Temo che ci sarà da iniziare a pensare di preparare la rivalsa l'anno prossimo nel girone di Serie D. La prossima settimana avremo degli incontri abbastanza comunque interessanti. Il Benevento andrà a Martina Franca in trasferta, Martina Franca motore di centro classifica che però in casa è sempre molto pericolosa, mentre la sua grande rivale nella lotta per la promozione, la Salernitana, dovrà giocare anche lei in trasferta contro questo Melfi, che è una delle squadre che lottano col coltello tra i denti per evitare i play-out, quindi sarà anche questo un incontro interessantissimo. Il Savoia invece riceverà il Barletta nel tentativo di conquistare punti importanti nella corsa a risollevarsi e a cercare magari di salire un pochino di livello. Ultime speranze della Versa Normanna andranno invece in campo a Ischia. Ischia, che era una delle due formazioni che la precede direttamente in classifica, anche se con un vantaggio di 7 punti, una clamorosa vittoria della Versa Normanna, Ischia potrebbe dargli la possibilità, l'orgoglio e la speranza di riaprire un pochino i giochi per assicurarsi uno delle scomode seggioline di play-out, che sono scomode ma sempre meglio che precipitare direttamente nel burrone della retrocessione. Vedremo cosa succederà in questo splendido campionato del girone meridionale della Lega Pro nelle nostri prossimi appuntamenti, perché continueremo assolutamente a seguire tutta l'attività della Lega Pro e di questo bellissimo campionato. Adesso un pochino di spazio ancora alla musica.